Prima vittoria stagionale dell'Irgolese che liquida un Atletico in formato baby. Match winner Emiliano Silvas che nel finale sigla una doppietta che estende la squadra nuorese. Successo meritato quello dell'11 allenato da Michele Pinna, che ha collezionato tante occasioni da rete, esercitando una costante supremazia territoriale. Solo la bravura del giovane portiere ospite ha permesso all'Atletico di stare in partita fino a metà ripresa. Il neo tecnico Graziano Tolu prende il posto del dimissionario Giuseppe Zizi e va in panchina insieme al mister della Juniore Santonello Perra. Michele Pinna schiera su Cussini Giorgio Mura, Saba Podda Lostia, Gonario Mura e Ignazio Porco, Nicola Porco Angioi e Silvas. L'Atletico risponde con Mura Davoli Piras, Guccini Saba Loi, Morra Triscritti, Mariane Pala e Congiu, arbitra Azzini di Macomere. L'Irgolese ci prova subito con i calci piazzati, i suoi specialisti Angioi e Nicola Porco, ma senza fortuna. Pinna e Perra si fanno sentire dalle panchine, se potessero, scenderebbero in campo anche loro. I padroni di casa cercano la soluzione sulle palle inattive, ma la mira non è precisa. Davanti Angioi fa un gran movimento e scodella palle invitanti. Porco si libera al tiro, ma Mura è sempre attento. Dall'altro fronte l'unico ad accendere la luce è Pala, che tenta invano di sorprendere Succu. Quindi è la volta dei Triscritti, che approfitta di un'esitazione della difesa locale per infilare il Succu, ma con un balzo il portiere neutralizza la minaccia. Ottima triangolazione tra Porco e Angioi, la palla è troppo lunga per la deviazione vincente. Ancora Angioi in evidenza semina il panico nella difesa ospite, riesce a trovare lo spazio per concludere, ma Mura para senza problemi. Altra conclusione dal limite dell'aria, ma anche stavolta il tiro è centrale. Nella ripresa l'Irgolese affretta i tempi, l'Atletico avverte un calo fisico, la fatica sul sintetico si sente di più. Azione manovrata dell'Irgolese che penetra dalla destra, palla in mezzo per Ignazio Porco che calcia bene ma la palla finisce fuori. Ennesima fuga sulla fascia di Angioi che serve in aria a Silvas, numero di prestigio e tiro che non va a segno, poi l'arbitro fischia un fallo. Poco dopo palla in verticale di Gonario Mura per Silvas, che offre un assist d'oro al centro, ma nessuno ci arriva. Altra occasione d'oro per l'Irgolese di portarsi in vantaggio. Rapido scambio in zona centrale, ma il tiro di Ignazio Porco è debole. Proteste dei locali su una punizione calciata a Nicola Porco, per un mani in barriera, ma l'arbitro segnala un fuorigioco. Il gol è rimandato solo di qualche minuto. Solita percussione sulla sinistra di Angioi, che serve la palla alla corrente Silvas, che deve solo spingerla dentro. 1-0 meritato vantaggio badoniese. Perra gioca le ultime carte alla ricerca del pareggio, entrano forse fresche, ma sono ancora gli uomini di Pinna a sfiorare la marcatura, dopo uno splendido scambio tra Angioi, Ignazio Porco e Silvas, che pecca di altruismo, l'azione sfuma. Solita punizione a giro di Nicola Porco e ancora una volta Mura è strepitoso sul tiro a botta sicura. L'Atletico potrebbe pareggiare, ma sul lancio di palla l'arbitro afferma l'azione per fuori gioco. Clamorosa la disattenzione difensiva che chiude la partita. Angioi è lesto ad accogliere e servire Silvas che non ci pensa due volte e lascia partire una scheggia che trafigge Mura. 2-0 firmato ancora dall'attaccante di Orani che mette la parola fine sulla partita. 3 gol nelle prime due gare con la nuova maglia per Speedy Gonzales. La terza rete non arriva, l'Irgolese festeggia la prima vittoria del campionato, per l'Atletico un'altra stagione di sofferenza.